Il Luftbad di Catherine Mansfield. Credo che fossero gli ombrellini a darci un'aria ridicola. Quando per la prima volta fui ammessa nel recinto e vidi le mie compagne di bagno andare in giro tutte quante in costume ad amitico, ebbi la netta sensazione che gli ombrellini dessero loro proprio un tocco di negritudine. Ridicola dignità, quella di tenersi ritta sopra una cosa di cotone verde con un pappagallo rosso per manico, quando non hai addosso niente di più di un fazzoletto. Non ci sono alberi nel Luftbad. Esso vanta una serie di semplici cabine di legno, un riparo per i bagni, due altalene e due strane clave. Una smarrita presumibilmente da Ercole o dall'esercito tedesco. L'altra da potersi usare con sicurezza nella culla. E là con qualunque tempo facciamo il bagno d'aria, camminando o stando sedute ai piccoli gruppi a discorrere sulle rispettive indisposizioni ed esami e malattie cui la carne è soggetta. Un'alta palizzata di legno ci circonda. Al di sopra ci guardano i pini un po' sprezzanti, dandosi quelle gomitate di intensa particolarmente penose per una debuttante. Dandosi quelle gomitate di intesa particolarmente penose per una debuttante. Al di là della palizzata, sulla destra, c'è il settore maschile. Lì sentiamo abbattere alberi e segare assi, lanciare grandi pesi a terra e cantare a più voci. Sì, loro la prendono molto più sul serio. Il primo giorno ero un po' imbarazzata per le gambe e tornai 3 volte in cabina a guardare l'orologio. Ma quando una donna con cui giocavo a scacchi da 3 settimane fece finta di non vedermi, mi feci coraggio e mi unii al gruppo. Stavamo acciambellate per terra mentre una matrona ungherese di immense proporzioni ci raccontava che bella tomba aveva comprato per il proprio marito, il secondo. Una cripta, diceva, con dei bei cancelli neri. È così grande che posso scendere a passeggiarci. Le fotografie di entrambi ci sono, con due bellissime corone che mi ha mandato il fratello del mio primo marito. C'è anche l'ingrandimento di un gruppo di famiglia e una dedica miniata che fu offerta al mio primo marito il giorno del matrimonio. Ci vado spesso. È una gita così piacevole per un bel pomeriggio di sabato. Ad un tratto si stese supina. Fece 6 lunghe ispirazioni e si rimise a sedere. L'agonia è stata terribile, disse vivace. Del secondo, voglio dire, il primo fu investito da un carro che portava mobili e gli rubarono anche 50 marche dalla tasca del panciotto nuovo, ma il secondo ci ha messo 66 ore a morire. Non ho smesso di piangere un minuto, neanche per mettere i bambini a letto. Una giovane russa, con una frangetta ricciuta sulla fronte, si rivolse a me. «Sa fare la danza di Salomè?» chiese. «Io sì». «Oh, che meraviglia!» dissi. «Vuole che la faccia ora?» «Le piacerebbe vedermi». Balzò in piedi, eseguì per 10 minuti una serie di sorprendenti contorsioni, poi si fermò ansimante, attorcigliandosi i lunghi capelli. «Non è carino», disse. «E adesso sudo magnificamente. Vado a fare un bagno». Di fronte a me c'era la donna più abbronzata che avessi mai visto, stesa sulla schiena, con le braccia intrecciate sulla testa. «Quanto è stata qui oggi?» le chiesero. «Oh, adesso ci passo tutta la giornata. Sto facendo la mia cura personale. Mi nutro esclusivamente di verdura cruda e di noci e sento che lo spirito mi diventa ogni giorno più forte e puro. Del resto, cosa ci si può aspettare? Quasi tutti noi andiamo in giro con corpuscoli di maiale e frammenti di bue nel cervello. È un miracolo che il mondo vada bene come va. Adesso vivo del cibo semplice che mi procuro», indicò un cestino al suo fianco, «un cespo di lattuga, una carota, una patata e qualche noce sono un nutrimento abbondante e razionale. Le lavo sotto il rubinetto e le mangio crude, proprio come vengono dalla terra innocente,
fresche e incontaminate. «Non prende altro tutto il giorno?» esclamai. «Acqua. E forse una banana, se mi sveglio di notte.» Si girò e si appoggiò su un gomito. «Lei mangia spaventosamente troppo», disse. «Senza pudore. Come può aspettarsi che la fiamma dello spirito arda viva sotto strati di carne superflua? Avrei voluto che non mi fissasse, avrei voluto che non mi fissasse. E pensavo di andare a dare un'altra occhiata all'orologio, quando ci raggiunse una ragazzina che portava una collana di corallo. «La povera Frau Hauptmann oggi non può raggiungerti», disse. «Le sono comparse macchie dappertutto, per via dei nervi. Era molto eccitata ieri dopo aver scritto due cartoline.» «Una donna delicata», commentò l'ungherese, «ma simpatica. Pensate, ha una capsula separata per ogni incisivo. Ma non ha nessun diritto di far portare alle figlie dei vestiti alla marinara così corti. Si siedono sulle panchine e accavallano le gambe nel modo più sfacciato. Cosa pensa di fare nel pomeriggio, Fräulein Anna?» «Oh», disse la collana di corallo, «Herr Oberleutnant mi ha invitata ad andare con lui a Landsdorf. Ci deve comprare delle uova da portare a sua madre. Risparmio un soldo ogni 8 uova, perché sa fare le trattative dei contadini giusti.» «Lei è americana?» domandò la signora delle verdure, volgendosi a me. «No.» «Ma allora è inglese?» «Beh, non proprio. Deve essere per forza una cosa o l'altra. Non c'è scampo. L'ho vista passeggiare da sola parecchie volte. Si mette addosso...» Mi alzai e salì sull'altalena. L'aria mi scorreva fresca e dolce sul corpo. Sopra, nuvole bianche solcavano delicatamente il cielo azzurro. Dalla pineta fiottava un profumo selvatico. I rami ondeggiavano insieme con ritmica sonorità. Mi sentivo così leggera e libera e felice, così infantile. Avevo voglia di fare le linguacce al circolo seduto sull'erba, che si stringeva mormorando con aria d'intesa. «Forse non sa», gridò una voce da una delle cabine, «che andare in altalena disturba molto lo stomaco. Una mia amica non è riuscita a trattenere nulla per 3 settimane dopo essersi così eccitata.» Andai nel recinto dei bagni e feci la doccia. Mentre mi vestivo, qualcuno bussò alla parete. «Lo sa?» disse una voce, «che c'è un uomo che abita nel Luftbad qui accanto? Si seppellisce nel fango fino alle ascelle e si rifiuta di credere alla Trinità. Gli ombrellini sono la vera salvezza del Luftbad. Ora, quando ci vado, porto con me l'ombrellone da temporale di mio marito e mi siedo in un angolo, nascondendomici dietro. Non che mi vergogni minimamente delle mie gambe.»